sempre un momento entusiasmante questo, perché già vedere questo video di per sé emoziona, di per sé fa vedere che cosa ci sarà a partire dal prossimo fine settimana sull'area che ha visto sorgere l'esposizione universale. Qualcosa di eccezionale, qualcosa di grandioso, sia in termini di costruzione, perché comunque oggi pensare di anche solo passare sull'autostrada e vedere questo trampolino che è già praticamente ultimato, realizzato, e si vede molto bene, posso garantirvi che si vede molto bene, perché parliamo di un trampolino che ha 40 metri di altezza e 130 metri di lunghezza. L'anno scorso è stato un evento che ci ha dato grande soddisfazione, è stata la splendida chiusura della prima stagione che ci eravamo dati, che avevamo ribattezzato allora Fast Post Expo, che poi è diventata la stagione di Experience, e non poteva mancare quindi una seconda edizione. Proprio a fronte del successo dell'anno precedente, era d'obbligo, ma anche un piacere, chiudere questa seconda edizione con sempre questo evento. Un evento importante perché al di là di quanto possa essere impressionante in termini strutturali, ma anche in termini sportivi, di prestazioni, di evoluzione di questi giovani 120 atleti di varie nazionalità che si sfideranno su questo trampolino e nell'area, al di là di tutto parliamo di una Coppa del Mondo che quindi rilancia non solo Milano, non solo la Lombardia, ma davvero rilancia tutti noi a pieno titolo in una tappa importante di Coppa del Mondo. E quindi un evento doppiamente importante, di grande richiamo, di grande attrazione, di grande interesse. Portiamo la montagna a Milano, portiamo la neve a Milano, la portiamo a novembre, cosa che peraltro non è neanche così scontata, non è così semplice, perché fosse gennaio forse sarebbe più semplice, ma ce la portiamo al mese di novembre, e quindi è anche bello che ci sia la città che si avvicina alla montagna, la montagna che si avvicina alla città, con questi sport sicuramente un po' particolari, un po' eccezionali, che non sono sicuramente da tutti, ma poi ai piedi di questo trampolino e ai piedi dell'albero della vita poi ci saranno tante altre attività, tante altre iniziative che ci richiameranno e legheranno ancora di più al mondo della montagna. E allora questo è uno splendido evento che vede la chiusura di questa stagione, ma che ci rende anche soddisfatti di essere arrivati alla chiusura, giustamente, della seconda stagione, perché ce lo siamo detti tante volte, era un po' una scommessa quella di rilanciare quest'area, di renderla aperta al pubblico, di renderla fruibile, di renderla partecipata, di renderla accessibile. Quindi anche questi eventi sono a partecipazione gratuita, cosa che per noi è stato nella stragrande maggioranza dei casi una cosa d'obbligo. E quindi anche qui la massima accessibilità. L'anno scorso 25.000 presenze, contiamo che quest'anno ne avremo sicuramente altrettante, ma io credo di più, assolutamente di più, perché poi quando le cose si ripresentano e si consolidano diventano ancora più importanti. Divertimento, intrattenimento, sport, lo sport in questa stagione l'ha fatta da padrone, e di questo devo ringraziare anche i miei colleghi di giunta che hanno seguito, con i quali abbiamo seguito questo percorso, perché questa stagione si è aperta proprio con lo sport e si chiude oggi con lo sport. Abbiamo iniziato al mese di maggio con un grande evento che era la Color Run, e oggi chiudiamo con questo altro grande evento. Nel mezzo lo sport l'ha fatto da padrone, infatti tante sono state le conferenze che ho fatto con l'amico Antonio per presentare quelli che erano gli eventi che di volta in volta si susseguivano, con il CONI, con l'Olimpiade degli Oratori, Sport Experience. Credo che quest'area si sia prestata molto bene a tante diverse funzioni. Quest'area senza poi pensare a quello che invece il teatro, l'Open Air Theater, che è stato rivisto, reso più funzionale, reso più fruibile, che è diventato sostanzialmente il teatro all'aperto più grande di Milano, quindi l'ideale per ospitare anche eventi estremamente importanti come quelli che ci sono stati. Tante attività di questo tipo legate alla famiglia, allo sport, all'intrattenimento, al divertimento, che però poi non ci fanno dimenticare quello che sarà invece il definitivo e futuro sviluppo dell'area. Ringrazio il Presidente Azzone per essere qui oggi, perché è vero che noi oggi abbiamo riaperto quest'area con questi eventi, ma è anche vero che dall'altra parte c'è la società.
fare Regione Lombardia e Socia, che sta facendo un lavoro rapido, celere e eccezionale, che a breve vedrà i primi passi, i primi risultati, ma se dico a breve vuol dire veramente a brevissimo. E quindi, se da un lato parliamo di eventi, parliamo di spettacoli, dall'altro nelle prossime settimane inizieremo a parlare anche di quello che è il futuro sviluppo dell'area, di Human Technopole, di campus universitario, di tutto quello che sarà lo sviluppo di tutto questo territorio. La parte però di piacere, di divertimento, di intrattenimento, di sport continuerà ad esserci, perché le due cose possono e devono andare avanti di pari passo. Abbiamo sempre detto e voluto restituire, rendere quest'area ai cittadini, e allora con tutte le finalità e con tutte le funzionalità che ci siamo prefissati, se da un lato ci saranno funzionalità importanti e significative rivolte alla ricerca, all'innovazione, allo sviluppo, all'innovazione tecnologica agli studenti, all'università, dall'altro la parte, diciamo, di divertimento e di intrattenimento continuerà ad essere un elemento essenziale di quest'area, un'area che di anno in anno diventerà sempre più viva, sempre più ricca, sempre più piena e di grande attrattività, non solo per Milano, lo diciamo spesso, ma non solo, neanche per tutta la Lombardia. Puntiamo davvero ad andare oltre, e oggi infatti parliamo di una Coppa del Mondo. Quindi io vi ringrazio per aver creduto nuovamente, per averci creduto per la prima volta l'anno scorso, quando era un po' una scommessa, di essere stati, penso, come noi, soddisfatti, e quindi di averci ricreduto quest'anno e riprovato. Vi ringrazio per essere qui a presentare con noi questa seconda edizione, che vedrà ben oltre 25.000 partecipanti, orgogliosi di poter accogliere in questi giorni invece i 120 atleti delle varie nazionalità, che saranno qui nella nostra Milano, nella nostra Lombardia, e si sfideranno su quest'area rilanciandoci nel mondo. Grazie.